Benvenuti ad una nuova puntata di GIS in Italia. Oggi abbiamo chiesto ai corridori di cosa parlano in gruppo quando si annoiano. Sentiamo cosa dicono. È della fuga di sicuro. Va, si fanno un po' di battute, si ride un po', così si scherza, si sdrammatizza. Poi oggi che 300 chilometri, ci vuole la grinta ai primi chilometri per andare avanti, insomma. No, siccome diceva Pippo, si sdrammatizza e qualsiasi argomento va bene. Di cosa parlo? Non lo so, perché non mi annoio alla fine, dai. Non mi annoio. Ti diverti? Sì, dai. Ma di solito quando mi annoio mi chiudo in me stesso a volte, sì. Soprattutto se la tappa è dura, se mi estraneo, mi isolo dal mondo, se no cerco di parlare di tutt'altro. Ma di tutto e di più, anche l'andatura magari bastarda che sta tenendo il gruppo soprattutto. Parlo non si può dire, dai. Non si può dire, passiamo alla prossima domanda. Di donne, dai. O di motori. O di donne, donne e motori. La scorsa settimana alle Gueglia sono stato molto contento di aver ritrovato i vecchi compagni di squadra della Colpa, oppure altri vecchi compagni che erano nelle continentali italiane. E comunque si scherza tantissimo. No, so, dipende dalla giornata. Dipende se c'è Sagan o no, si parla di tutto. Dipende, se è dura magari ti... No, quando è dura non ti annoi, quindi stai soffrendo, non lo so. È difficile questo. Si parla un po' delle cose fuori dalla bici e la vita normale. Spesso abbiamo tanto tempo per parlare e confrontarci. Ma di qualsiasi cosa, che non sia ciclismo. L'importante è quello. Sì. Sciocchezze, non puoi parlare di cose frivole, insomma. Sì. Non parli di ciclismo. Di ciclismo, parliamo di ciclismo e commentiamo quanto vanno forti gli altri, no? Ma parlo magari con gli amici un po' della vita, come va, come non va. Sì, anche in gruppo. Niente di particolare. Uguale, delle passioni che si hanno della vita di tutti i giorni, come qualsiasi persona, varie passioni e queste cose. Del meteo, dai, diciamo così. Del meteo? Sì. Del più e del meno, di solito vado da qualcuno e cerco un argomento, più del meno. Di cibo. Di figa. Figa, vabbè, non poteva essere così volcano, vabbè, ok. Lo si dice in italiano. Vabbè. Di ragazze, belle, donne. Cibo. E generalmente di quanta fatica si faccia. Basta parlare con Covi, basta parlare che ne tira due o tre delle sue e mi tira sul morale, capito? Queste giornate grigie. Tu invece? Ma io non parlo, lui sta mentendo, io non parlo mai, sono concentrato, sono un professionista e quando sono in gara faccio il mio lavoro. Mi sono piaciute queste risposte, io generalmente quando mi annoiavo scambiavo barrette e panini con i corridori delle altre squadre per provare nuovi sapori. Facci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!